Questa mattina un'alba indimenticabile sulle dune, e adesso al centro di questi picchi che da lontano sembrano delle montagne sterminate, poi in realtà si rivelano poco più che dei cocuzzoli rivestiti di questa sabbia che assume dei colori a seconda dell'orario, dell'incidenza del sole e probabilmente della rifrazione stessa, delle ombre, dei giochi di luce e di tutto quello che si viene a creare in questo fantastico cielo. Il senso dell'avventura. Stamattina abbiamo avuto dei passaggi abbastanza impegnativi e forse proprio questo il messaggio che vogliamo portare a tutte le amiche e agli amici di Amore con il Mondo. La vita è un'avventura, ogni momento ci chiama ad affrontare delle scelte, delle preparazioni, degli allestimenti, dei progetti e poi ci lanciamo e arriveremo esattamente lì dove ci porta il nostro cuore. Adesso una bella sbandierata su quella vetta e poi di nuovo in cammino. Come sul fondo dell'oceano, esattamente come se fossimo nel cuore di una polvere di galassie. È la stessa cosa, qui l'orizzonte supera i confini dell'orizzonte, l'infinito entra in uno spazio, in una dimensione e soprattutto in un nuovo colore. Stiamo per affrontare una discesa vertiginosissima, altro che il Blue Tornado. È la certezza che la magia esiste, un'oasi color fuoco scolpita nel cuore del deserto, acque sorgive che giungono apparentemente dal nulla, ma questo è il grande messaggio di luce di questa puntata dei grandi vlog di Amore con il Mondo. Questa volta saltiamo da un continente all'altro, questa volta siamo veramente immersi in un contesto che porteremo tutti insieme a lungo e possibilmente per sempre. Quest'acqua, in questo luogo, è la testimonianza che tutto può essere, nascere, esistere, fiorire, splendere, anche dove apparentemente c'è nulla. Lo faremo anche noi, lo faremo tutti insieme, tenendoci per mano, in un grande abbraccio che possa coniugare, congiungere, contaminare il mondo intero. Io sono Paolo Chiocciola, amoreconilmondo.com. Immagini da raccogliere, immagini da tramandare, ma soprattutto un tuffo in queste acque meravigliose. Amiche e amici di Amore con il Mondo, preparatevi perché stiamo per decollare. Andiamo a volare con il nostro drone e catturare straordinarie immagini nel cuore del deserto del Sahara. C'è un'oasi che aspetta solamente noi. Certe cose non hanno prezzo. Un'operazione veramente perfetta. Ok. Deve stare esterno. Se ti tieni interno come si è tenuto lui, hai visto? Ecco. Con la ruota destra devo passare lì? Sì, no, sì, ecco, le destre, qua, mi devi calpestare. Non cominciare a scendere, ma mi devi calpestare. Dune accarezzate dal vento che accarezza le dune. Come se la luna, come se i pianeti fossero scesi qui sulla terra a dettare, scrivere e dipingere tutto questo. Passaggi incontaminati di assoluta bellezza. E dopo un tramonto, un'alba, e poi un tramonto e un'alba ancora. L'avevamo già detto. Quando camminavamo sul bordo dei torrenti, quando avevo fatto il mio primissimo video qualche anno fa, si intitolava Cacciatore di sorgenti. Era un'espressione quasi simbolica. A quei tempi cercavo una mia purezza e una mia trasparenza interiore. Qualcuno potrebbe dire che sono arrivato un po' lontano dall'obiettivo. Quello che conta è quello che avviene dentro di noi, la nostra alba, la nostra nascita, il nostro sorgere, il nostro divenire. Sole e luce che riscalda il nostro cuore. Poi questo può forse riflettersi, irradiarsi anche esternamente all'infuori di noi, giungere ad altri e fare in modo che tante cose che avvengono piano piano siano un po' come questo deserto, dove la sabbia è ovunque, ma non è una sabbia arida. Arbusti, rami, perfino fiori riescono a crescere in questo terreno proprio perché entrano in profondità e lì trovano quell'alimento che diventa la loro grande fonte di vita. Il sole non manca, il cielo Oggi è più splendente che mai, sarà ancora una grande giornata nel mondo delle dune, nel profondo Sahara, dove abbiamo portato telecamere e bandiera di Amore con il Mondo. Spettacolo nello spettacolo, luce nella luce, splendore nello splendore. Partenza per una nuova giornata, tutta da seguire. Io sono Paolo Chiocciola, amoreconilmondo.com.